fatto bene? Bene, tu? Bene, bene. Ti ricordavo più basso. Ciao Angelina. Capitano. Che ce la fa il servizio, quello che ti dicevo, vedi? Siamo pieni di telecamere, ci abbiamo pure uno nel baule. Genoa a Brescia. Che non è proprio una passeggiata di salute. Ogni quanto ci vai? Di solito una volta a settimana, però se hai il programma, a volte abbiamo il programma e magari te ne vi stamattina e domani pomeriggio. Io ho finito la mia mattina alle 2 sono a Brescia. Oggi cucino con Manuela Viviano. Poi questi cosa sono? Nachos. Sembra okay. Nachos, questo è? Famoso zucchero di canna, non perfetto. Ci sbagliamo. Questo come si chiama in termine tecnico? Pondor. No, 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 con, cos'è? Con cos'è? Cassè, con cassè vuol dire quando fai il pomodoro è quasi quadretto. In dialetto bresciano si chiama questa pondor. Questa cos'è? Assaggia. Una cosa schifosissima. No, la paprika è buonissima. La paprika buonissima. Poi vabbè, abbiamo il coriandolo e questa è la... No, l'anatra, che è differente dalla... Papera. Tra te e Cassano, chi è più esuberante? No, forse io, perché Antonio alterna. Antonio alterna, a volte non lo è. Io glielo dico sempre, mi sei svegliato oggi? Ci prendiamo un cafferino prima di iniziare, che dopo il bicchiere di vino, il cioccolatino di Marchesi, cioè prendi caffè. Le tazzine là dall'altra mancanza, ce l'hai già qua. Ciocco pronte. Prendi le tazzine. Ciocco pronte, ok. No. Quindi schiacciamo, due tazzine. Tac, dove sono gli avocadi? Dobbiamo fare un guacamole. Ah, lo riconosco, No ragazzi. Cioè riesco a capire qual è il limone. Cos'è? Sapete come si chiama questo avocado? Agnelli. Avocado Agnelli. Vabbè. Fammi una classifica all time dei portieri. Allora, Buffon primo, Peruzzi, Berecchiani, Toldo. Poi io adoravo Marchegiani, cioè proprio perché è stato il primo a interpretare il ruolo in una maniera un po' diversa. Questa anatra verrà servita con la salsa teriyaki. Facciamo la salsa teriyaki. Beh, finalmente chi non conosce la salsa teriyaki? Salsa teriyaki, no? È quello che mangiate al sushi col tonkatsu. Sai cos'è il tonkatsu? Grazie a Dio. No, è quella cotoletta di Manuela, per favore, sei una siamo seria. Sei una donna seria. Allora, mettiamo questa salsa di soia. Poi vado a mettere un po' di vino di riso. E poi vado a mettere aceto bianco. Semplicemente e zucchero di canna e andrò a far ridurre sul fuoco. Via, vai, accendiamo. Prego. Accendiamo le macchine. Allora, prendiamo l'anatra. Saremo seri. E prima di passarla in padella dobbiamo fare delle piccole incisioni, perché almeno il calore penetrerà all'interno e cuocerà la carne, perché ci interessa che questa parte sia bella croccante, okay. E questa parte sia cotta ma al sangue. A te piace il sangue? Assolutamente carne? No. Quindi la devo stracuocere. Bravissimo, come mangiavo a Londra, l'anatra bella cotta. Emiliano? Sì. Il suo nome d'arte nell'intimità è Bufalo. Come mai? È perché quando giocavo nel Brescia, che aveva questa faccia un po' lunga, come puoi vedere mio marito, i sudamericani dicevano che aveva la faccia del Bufalo. Per me da lì è rimasto Bufalo, e anche alla Sampdoria tutti i tifosi lo chiamano il Bufalo. Mi hanno raccontato di questa tua grande passione per il canto, per la musica in generale. Mi te l'ha raccontato. Amici. No, per il canto sì, nel senso che ogni tanto canto, facciamo karaoke, robe varie, ma non è che è una passione per il canto, è una passione per la musica, sì, quella sì, sfrenata. Mangi tutto? Sono un rocker, però ascolto tutto. Ma tu gli dai supporto quando prende un golaccio così, no? Infamo, com'è? Se, solo infamarlo. Cioè, non se fa schifo sì. Un cocco di un po', gli dici, no. Mianino mio. Mianino mio, è 2 metri. E la lasciamo raffreddare un pochettino. Sembrano dei polipetti, però non te lo dico. Ascolta, vai a metterlo un po' in frigo. Ciao. Adesso cade, lo so già.
momento dell'impiatto è sacro, cioè concentriamoci per un attimo, ok? Allora, vado a prendere un cucchiaio di salsa guacamole. Ci vuole un po' di paprika, un qualcosa per dargli sapore e abbellire il piatto. Vado a sfilettare questa anatra, che adesso avrà perché perso... un'anatra si sfiletta anche. Sì, ha perso tutto il liquido, per quale si fa riposare. Yeah, bella ecco, cotta. Non dovrebbe essere così la vera anatra, ma per la mano va benissimo così. Ad ultimare il piatto, un pochettino di coriandolo. Ora, manca una cosa. La salsa. Vai a prendermela dal frigo. Un'assistente perfetta. Noi questa salsa teriyaki andiamo a arricchirla con un ingrediente assolutamente italiano, che è l'aceto balsamico. Bravo vecchio! Ma Maurizio è stato un buon maestro? Alla grande, soprattutto perché mi ha insegnato a fare il risotto con gli asparagi, quello giusto, che è il mio piatto preferito, quindi top! Ti sposo, divorzio. Magari. Pacco completo. Sì, però dai, porta via. Dietro un grande portiere c'è sempre una grande... papera! No, guanti. No, no, pensavo volessi di moglie. No, papera. Devi dire una papera. No? Che papera. Oddio, si vede il naso. Amore, dobbiamo rifarlo. No.